finito 10-0 per il Pescara. La testa amichevole di Silvi contro il Castrum Baldini ha lasciato a riposo tanti titolari che hanno svolto solo lavoro atletico, ma non si è visto in campo Matteo Dagasso. Il centrocampista ha un problema al polpaccio e sarà fondamentale l'allenamento di domani per capire se sarà o meno a disposizione nella trasferta di Ascoli. Fischio d'inizio domenica ore 19:30 con dirette in chiaro su Rete 8 e ampio prepartita a partire dalle 18:30. A proposito di Ascoli, il nuovo tecnico sarà Domenico Di Carlo dopo il no di Attilio Tesser. Nel test amichevole a segno nel primo tempo Tonin e De Marco con una doppietta, in gol anche Accursio Bentivegna. Nella ripresa doppietta per il classe 2009 Arena, a segno ancora Tonin, gol per Ferraris e da metà campo ha realizzato Pippo Pellacani. A proposito di Pellacani, nel secondo tempo il tecnico Baldini nella prima parte lo ha schierato al posto di Nicolò Squizzato come regista di centrocampo. Poi il tecnico biancazzurro è passato al 4-2-3-1 con Meazzi in posizione più avanzata.